Oggi realizzeremo una simulazione di un vulcano. Per fare questo ci serviranno una bottiglietta di plastica che taglieremo in due pezzi e terremo il pezzo sotto, un po' di bicarbonato, del sapone per i piatti, un bicchiere di aceto, due cucchiaini, del colorante alimentare rosso, oppure se non l'avete potete usare le tempere e poi del terriccio. Per non sporcare potrete usare delle ciotole oppure anche della carta dell'uovo di Pasqua avanzata. Inizieremo mettendo un paio di pugni di terriccio nel primo contenitore. Metteremo il nostro bicchiere all'interno e iniziamo a fare la forma di un vulcano. Ora inizieremo mettendo un bicchiere di aceto all'interno, però ovviamente sempre nel bicchiere di aceto ci metteremo il colorante alimentare. Aggiungiamo all'aceto del colorante rosso alimentare oppure se non l'avete dei colori a tempera. Quando l'impasto diventerà omogeneo lo andiamo a versare nel vulcano. Dopo averlo versato aggiungiamo un cucchiaino abbondante di detersivo per i piatti. Poi prendiamo un pezzettino di carta igienica e ci mettiamo dentro un cucchiaio abbondante di bicarbonato e lo avvolgiamo facendo una caramella. Facciamo le nostre caramelle col bicarbonato per altre due volte. Velocemente mettiamo le nostre caramelle all'interno del vulcano. E il nostro vulcano ora è pronto. Il vulcano continuerà ad eruttare per 5 o 6 minuti.